Abbiamo creato la copertina di un libro che si annuncia bellissimo. Ora, con la sinergia di tutti i soggetti coinvolti, dobbiamo iniziare a scriverlo. Nicandro Cascardi della UIL definisce così la recente intesa sul progetto della NewCo Unilever Seriplast. L'accordo paritetico tra le due aziende, come evidenziato nel corso della videoconferenza di presentazione, prevede la riconversione industriale del sito di Pozzilli. In quello stabilimento non si produrranno più detersivi, bensì materie plastiche ottenute mediante un innovativo metodo di riciclo, peraltro nell'ottica dell'obiettivo di transizione ecologica fortemente voluto dal governo Draghi. Altro aspetto qualificante dell'intesa, il fatto che la stessa Unilever sarà il primo cliente. Questo è un progetto molto lungimirante perché al di là del riciclo meccanico della plastica saranno installate le ultimissime tecnologie all'avanguardia e questo dovrà essere un impianto pilota, il più grande d'Europa per quanto riguarda il genere di riciclo chimico che verrà fatto, proprio per andare al servizio del settore alimentare. L'investimento stimato è di circa 75 milioni di euro. Affinché la riconversione funzioni, naturalmente sarà necessario formare il personale. Gli attuali livelli occupazionali, secondo quanto previsto dal progetto, saranno mantenuti. Un risultato questo a cui i dipendenti del sito di Pozzilli guardano con grandi aspettative, frammiste a comprensibile apprensione. Sarà perseguibile anche grazie ad una campagna di prepensionamento. Anche oggi abbiamo avuto l'azienda che ha voluto incontrare tutti i lavoratori per sciogliere ogni ulteriore dubbio che potrebbe essere rimasto al di là della videoconferenza che c'è stata per la salvaguardia dei livelli occupazionali per tutte le persone che non dovessero agganciarsi al prepensionamento che fra poco partirà. Concretamente significa che a breve, dopo una serie di incontri sindacali che ci saranno con i sindacati territoriali e la RSU di stabilimento, si inizierà un percorso per il prepensionamento di molte persone, ipotizziamo una sessantina circa, che potranno così godere di una pensione anticipata a spese di Unilever, perché Unilever garantirà l'accesso alla pensione mettendoci i propri soldi. Sul fronte sindacale l'intesa è stata sostenuta da CGIL, CISL e UIL a smarcarsi fin da subito, esprimendo forti perplessità sul mantenimento dei livelli occupazionali e sullo stesso futuro dello stabilimento, la CISAL. Ai colleghi della CISAL mi verrebbe da dire che è il momento di unirsi nell'interesse dei lavoratori.